Buonasera amici nerazzurri, amici in generale di YouTube. Sono le 3:15, io sto tornando adesso da Milano per questa bellissima partita, per questo meraviglioso derby visto allo stadio, il mio primo derby allo stadio in Curva Nord, nel cuore pulsante della tifoseria nerazzurra. È stata un'emozione grandissima, a cantare, ad incitare dall'inizio alla fine, anzi da prima dell'inizio a dopo la fine, una vittoria 3-0 meravigliosa. Aggiorno il mio score di San Siro: 2 vittorie, una sconfitta, quella col Barcellona, le vittorie tutte e 2 in Coppa Italia, 4-1 col Cagliari, 3-0 con gli zozzoneri. Partita bellissima, dominata dall'Inter, che è sempre stata in controllo della partita. Il Milan ha creato sì qualche occasione pericolosa, ma niente di che. La più pericolosa è stata quando Perisic è riuscito a intercettare un pallone pericoloso a 1 metro dalla linea. Grandissimo Ivan Perisic, immenso Lautaro che ci ha fatto saltare di gioia dopo soli 4 minuti, un gol bellissimo su assist, su cross di D'Artagnan Darmian, una volée impressionante. Dopo gestiamo la partita e ripartendo facciamo un 2-0, sempre col Toro che incorna il diavolo per la seconda volta, con uno scavino stavolta a battere Maignan. Nel secondo tempo prova a partire all'arrembaggio il Milan, ma riesce a fare ben poco, fino a quando al 63esimo non arriva il gol. Noi dalla Curva Nord non abbiamo capito la dinamica, abbiamo visto il gol, abbiamo visto i giocatori dell'Inter che si sono lamentati. Per lamentarsi così tanti era successo qualcosa. Poi tutta la dinamica l'ho sentita dopo, l'ho vista dopo, sembrava che ci fosse un fallo di mano, in realtà al VAR è stato riscontrato un fuorigioco. Poi ho sentito le interviste mentre tornavamo da Milano, che Pioli si è lamentato: ah, il portiere non si lamenta per il fuorigioco, perché la posizione non è attiva, perché non copre. Allora, per come l'ho visto io, il fuorigioco non è quando tira Benacés con Kalulu che copre la traiettoria ad Handanovic. Il fuorigioco è quando Kalulu la prende di testa e la palla va verso Benacés, è già là fuorigioco, cadrebbe, caro padre Pioli. E siccome da lì parte l'azione, se in quel momento Kalulu è in fuorigioco, devi fischiare fuorigioco, perché da lì parte l'azione che porta al 2-1. E poi mettiamo che non sia così e che non sia fuorigioco, ok? Perdevi 2-0, di che cazzo parli? 2-0 perdevi, 2-0 perdevi, non stavi pareggiando 0-0 perdendone, perdevi già 2-0, quando il ritorno in campionato lo avete vinto con il gol del pari trovato su un fallo nettissimo ai danni di Sanchez. Là però sei stato zitto, là non hai parlato, sei abituato a piangere, gna, gna, gna. Dici che non parli degli arbitri quando ti conviene, e poi quando pensi che c'è mezza cosa, invece di dire che è una squadra di merda, di scappati di casa, che non sapete manco come fate a essere primi, e stasera con 3 bastonate vi abbiamo dimostrato che siete degli scappati di casa, sai solo piangere e lamentarti. Dopo il gol annullato, lì allo stadio in particolare, perché leggi VAR, vedi da lontano l'arbitro che controlla, i giocatori del Milan ovviamente in maniera onesta che facevano barriera all'arbitro come a fare sudditanza psicologica, perché loro sono molto corretti in questo, l'arbitro annulla, noi a esultare come i pazzi, bellissimo, i cori e tutte cose, e poi entra Robin Hood che su un grandissimo assist di Epic Brozzo fa il 3-0, facile, Robin Hood scocca la prima freccia con la maglia dell'Inter dopo aver fatto il primo assist e fa 3-0. Noi andiamo in finale e i zozzoneri se ne tornano a casa con la coda fra le gambe. Ora vediamo di fargli vedere chi sono i più forti anche in campionato, perché questi sono scappati di casa, e lo dico da inizio campionato, sono solo degli scappati di casa che non sanno manco loro come fanno a essere primi. Ragazzi, io su questo meraviglioso derby non ho altro da dire. Se vi dovesse capitare che voi siate interisti, che siate zozzoneri,
di andare a San Siro a vedere il derby, fatelo, perché sono emozioni uniche. Certo, a me è andata bene perché il derby che sono andato a vedere io lo abbiamo vinto 3-0 e ho goduto dal quarto minuto in poi, ho goduto tutto il tempo, ma ho già potuto festeggiare dopo 4 minuti. Non è detto che vada sempre così, però se vi capita andate a vedere il derby a San Siro perché è uno spettacolo puro, è un'emozione unica. Ragazzi, detto questo, io non ho altro da dire, anche perché la voce, non avete capito, se n'è andata. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale di Luigi Nerazzurro, nel bene e nel male, sempre forza Inter, amala!